Come sta il nonno? Lord Ishin. Mi sorprende che sia ancora tra noi. È un miracolo. Dunque è così. Erede divino, lo chiederò di nuovo. Accoglimi nel tuo giuramento immortale. Non posso farlo, Lord Genichiro. La tua vittoria non ha alcun valore. Lui rischierà la sua vita per portarmi a casa. Perché lui è il mio shinobi. Mio sire, sono venuto per voi. Questo ci vorrà un attimo. Ho capito. Fino a quando tu sarai in vita, il sangue del drago non sarà mai mio. Preparati, Shinobi. Pensavo che potrei. Divino! Davvero notevole, Shinobi dell'erede divino. Ma meriti di meglio. Perché non servi un altro lord? Che eresia. Eresia, dici? Se mi
aiuterà a preservare la scena. Sono pronto ad abbracciare qualunque desiderio. A portare un fuoco. Osserva il fulmine di tutto. Dunque hai trionfato, non è così? Tu sei... Non sono qui per combattere. Shinobi dell'erede divin... Lord Genichiro. Quelle sono le acque del ristoro. Ashina, questa terra... È tutto per me. Per il suo bene. Rinuncerò alla mia umanità. Resurrezione. Sì. Senza dubbio. Addio.
Alla fine sono riuscita a obbedire agli ordini del mio signore. Devo proprio ringraziarti. Chi è il tuo signore? Ishin Ashina. Sono un cerusico al servizio di Lord Ishin. Perché ti è stato ordinato di aiutarmi? Lord Ishin non intende usare il potere del retaggio del drago. Ecco perché lui... ha provato ad aiutare Kuro a fuggire da Ashina. Esatto. Il messaggio che ho trovato nel pozzo era opera tua? Esatto, di nuovo. I miei doveri si sono conclusi, ma c'è qualcuno che credo vorrai vedere. Lord Kuro è di sotto. C'è qualcuno che credo vorrai vedere. Lord Kuro è di sotto. Sono qui per voi, mio sire. Sì, hai fatto bene a venire qui. Andiamo, dobbiamo lasciare Ashina. Lupo, il mio sangue. Il sangue del drago rende gli uomini immortali. Lo stesso vale per te. Sì, sire. Volevo salvarti. Sono sicuro che lo rifarei dovesse essere nuovamente necessario. Però la non morte provoca la stagnazione. Il giuramento immortale, le acque del ristoro, il mal del drago corrompono gli uomini. Fino a impedirgli di vivere come umani. Voglio spezzare le catene della stagnazione create dal retaggio del drago. Lupo, mi aiuterai a raggiungere questo scopo? Padre, non posso infrangere il codice di ferro. Non posso. Proteggere voi, erede divino, è il dovere che mio padre mi ha affidato. Quante volte sei morto e tornato in vita per il mio bene? Due. Tre volte, o forse così tante volte che è impossibile contarle. Se è stato per difendere il mio sire, il numero non è importante. Non intendo vincolarti a un'eternità di non morte. Lupo, unisciti a me nel tentativo di recidere i vincoli dell'immortalità. Come desiderate. Grazie, lupo fedele.